Ciao a tutti ragazzi, io sono Tata Ned e bentornati su Chuck e Azione. Oggi vi voglio parlare di una serie che ha fatto un grandissimo successo, sto parlando di Mercoledì, e che a breve, penso nel 2024, arriverà la seconda stagione, che è una di quelle più attese su Netflix. Quindi preparatevi che vi darò qualche piccolissima anticipazione. Prima di iniziare a parlare qualche news sulla serie, volevo comunque fare un preambolo su chi era la protagonista. Infatti, Jenna Ortega nasce il 27 settembre 2002 in California. E già molto giovane diventa un'attrice, una testimonial, un'icona e a sorpresa anche una sceneggiatrice. Infatti, nell'ultimo suo film uscito al cinema recentemente, ovvero Scream 6, lei ha anche avuto modo di scrivere parte della sceneggiatura. È veramente incredibile sta figliola, vi rendete conto? Chi mai tra gli attori o protagonisti hanno mai avuto modo di toccare la scrittura di una sceneggiatura? Questa ragazza, oltre ad essere molto bella, ad avere anche delle belle tette, è anche molto incredibilmente furba e astuta. E sono molte le serie film a cui ha preso parte. Ricordiamo infatti La vita dopo, The Fallout, Harley in mezzo, You, Yes Day, Jane the Virgin, La Babysitter, Piccole Canaglie, la serie su Richie Rich, Oltre i confini del male, e persino, ragazzi, Iron Man 3, infatti faceva la figlia di un presidente nella terza pellicola sull'uomo di latta di Robert Downey Jr. Quindi la conosciamo già e nel corso della sua vita l'abbiamo vista, diciamo, crescere. E tornando alla serie di Mercoledì, possiamo dire che sicuramente il finale di stagione ha impostato delle premesse molto interessanti per proseguire con una stagione successiva. Infatti i misteri di Nevermore e, insomma, della città in cui si trova nella prima stagione sono avvolti da misteri. Sicuramente ritroveremo Tyler nella seconda stagione, il fidanzato di Mercoledì che si è dimostrato essere il mostro. Rivedremo anche la nostra Christina Ricci, probabilmente, a interpretare una dei villain principali, che se ricordate bene è anche la vecchia Mercoledì nel prequel della famiglia Adams. Sicuramente rivedremo proprio anche la famiglia al completo e probabilmente ci saranno molti altri misteri da svelare. Innanzitutto la Ortega in un'intervista ha detto che vogliono puntare un po' più sull'horror in questa seconda stagione e anche che sicuramente ci sarà una scena come quella del ballo diventata famosa in tutti i social. Ora non proprio una scena di ballo, ma una scena iconica che tornerà a fare scalpore. Quindi non vedo l'ora veramente di vedere cosa avranno in mente di fare. E in questa seconda stagione sicuramente tra i produttori tornerà anche il nostro Tim Burton, che sicuramente avrete notato tutti la sua impronta in questa serie, a partire anche dal design del mostro. E purtroppo ci furono state delle critiche legate a delle similitudini e delle somiglianze con Harry Potter, ma è inevitabile. In una storia del genere in cui c'è una scuola, dei reietti, che siano lupi, che siano vampiri o qualsiasi altro genere, anche se comunque non è che se ne siano visti tanti. E se proseguendo si va a puntare sempre più sull'horror e anche, come dice l'Ortega, abbassando il grado di romanticismo, anche se non è che ce ne sia stato così tanto in questa prima stagione, probabilmente andremo a rivisitare una serie un po' più dark, un po' più noir, un po' più avvolta dal mistero, un po' più thriller, ed è quello che noi tutti stiamo un po' ricercando. Quindi non ci resta che attendere questo 2024 e vedere se questa seconda stagione andrà a superare a livello di visualizzazioni su Netflix come ha fatto la prima, la stagione di Stranger Things. È andata proprio così, la prima stagione di Mercoledì è andata a superare la quarta di Stranger Things. Quindi è veramente incredibile quanto successo abbia fatto questa serie. E quindi niente, aspettiamo questo 2024 e staremo a vedere. Per ora ci sono tante cose in ballo, tanta carne sul fuoco e tanto hype, perché siamo veramente curiosi di cosa tireranno fuori dalla sceneggiatura di questa nuova stagione. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito in questo nuovo video, ricordatevi di seguirci sui social, iscrivetevi al canale, cliccate anche sulla campanella per rimanere aggiornati su tutto, e niente, da Captain Nerd che oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!